Konnichiwa, cari giappo amici e amanti, cacciatori di trofei PlayStation. Eccoci qua quest'oggi per un nuovo episodio giappo platino version. Oggi andiamo a platinare, eccolo qua, Space Intervention, che è praticamente, insomma, un classico shooting alla giapponese, per intenderci, un po' come il classico Space Invaders targato Taito, caro ai giapponesi ma caro anche a me stesso, insomma, al vostro giappogamer. E allora eccoci qui, bene, quest'oggi su questo Space Intervention. Allora, per quanto riguarda il platino, sembrerebbe un platino abbastanza molto molto facile, però andiamo a vedere in che cosa consiste. Quindi andiamo a vedere la lista dei trofei di questo Space Intervention. E ok, giapponesi, eccoci allora qua nella lista trofei di questo Space Intervention. Allora, ovviamente c'è il platino, chiamato Platinum Space Intervention, pro semplice semplice. Ovviamente dobbiamo prendere tutti quanti i trofei, che constano in dei trofei argento e solamente trofei oro. Allora, abbiamo per i trofei argento, abbiamo, ovviamente si parla di punti, fare 500 punti, 1000 punti, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000 punti, e sono tutti quanti trofei d'argento. Poi dai 7000 in poi, quindi 7500, 8000, 8500, 9000, 9500, 10000 e 10500 sono i trofei dorati. Quindi fondamentalmente, arrivando e superando i 10500 punti, otterremo, eccolo qua, il platino per quanto riguarda questo Space Intervention. E allora possiamo tornare anche al gioco e andare a conquistarci questo platino. E ok, quindi eccoci qua su Space Intervention, cari giappo amici e cacciatori di trofei. Allora, prendiamo X e arriviamo allora a 10500 punti. Come vedete, eccolo qua, uno shooting alla Space Invaders. Non c'è la difficoltà. Ok, già primo trofeo. Bene, quindi 500 punti. Non so a che stage tocca arrivare, sinceramente, e quante run compiere. Però sembrerebbe veramente molto molto facile. Già 1000 punti. Oggi bisogna impegnarsi magari un po'. Famo fuori questo qua. Ho fatto fuori. Ok, bene. Altro trofeo d'argento, 1500 punti. Come vedete, sto andando bello spedito. Checkpoint, 2000 punti. Io sparo così un po' all'impazzata, tanto per beccarli un po' a tutti. Questo è un classico shooting, oserei dire, appunto alla giapponese. E cazzarola, Game Over 2005. Però vediamo un po' se i punti ricominciano da capo oppure no. Poi il prezzo è pure anche di zero, mi pare di averlo pagato tipo, non so se 1,99 euro. E fatevi beccare, va. Ok, sì, quindi non si azzerano i punti, quindi veramente molto molto facile, ragazzi. Anche se morite, ricominciate da capo per arrivare al nostro obiettivo di 10500 punti. Mentre invece moltissimi altri shooting si ricomincia da capo lo score. Vai così, vai così. Altro trofeo guadagnato, bene. Checkpoint, 4000 punti, bene. Al momento sono morto, siamo andati che muori solamente una volta. Fatti beccare. Ok, ma che ci mancate voi. Vabbè, altro che mover. Però trofeo guadagniamo, 4500, bene. E continuiamo ovviamente con un'altra run. Siamo morti ovviamente due volte al momento, ma insomma, comunque, spero almeno in una decina di minuti di prenderlo questo
platino quest'oggi. Per quanto riguarda questo appuntamento col Giappo Platino Version, vai così, 5000. Vabbè, ci abbiamo rifatto fuori, cazzarola. Terzo game over. Ma ce la farò, insomma, ce la dovrei fare entro pochi minuti. Tanto comunque non ha nemmeno nessuna difficoltà. Fondamentalmente una difficoltà standard, oserei dire. Vai così, vai così. Beccato. E fatti beccare. Ok, bene. 5500 punti superati, ottimo. Checkpoint. 6000 punti, altro trofeo d'argento. Bisogna premere un po' di volte, magari X. Magari per un bel centinaio di volte, però. 6500, a 7500 abbiamo il trofeo dorato, mi pare. Se non erro. Ok, anche lo schema, mi ricordo, dovrebbe essere più o meno sempre lo stesso. Lo schema dei nostri alieni. 7000 punti, bene. Altro trofeo argento. 7500. Cavolo, abbiamo raggiunto, oh, 8000 trofeo dorato, bene. Quindi manca dire che cambia tipo lo stage o cambiano magari i nostri amici alieni. Non cambiano nemmeno quelli, insomma, lo stage è sempre quello. È fatto solamente per appunto arrivare a un platino facile. Insomma, comunque la portava prendi tutti quanti. Basta, anche se si crepa mille volte, basta andare semplicemente avanti, raggiungere i punteggi. 9000, ecco, 9000 punti, bene, trofeo dorato. Manca poco al platino. Rieccoli, bene. Cazzo, ci hanno ribeccato. Eh sì, comunque sì, ci tolgono solamente un po' di punti. Da 9500. Vabbè, siamo arrivati a 8000 e rotti punti. Vai, beccai questo, bastardi, alieni maledetti. Dai, dai, coraggio, coraggio. Beccato. Dai, dai, dobbiamo arrivare a 10.500. Checkpoint. 10.000. Vai così. Adesso 10.500. Cazzarola, altro game over. Dai che ci siamo quasi, dai che ci siamo quasi. Yatta, yatta, trofeo d'oro. Dai che dovrebbe darci pure il platino, darci pure il platino. Eccolo qua, platinato, Platinum Space Intervention. Bene così. E terminiamo questo stage qui, ragazzi. Bene, bene. Beh, possiamo pure, dai, fagli beccare. Ottimo, sì, andiamo game over, ma un game over felice, perché appunto il nostro platino. E vabbè, dai, su, fatemi, ecco. Dai, ribeccatemi.
Dai, coraggio, coraggio, devo tornare alla schermata principale. Ok, game over. Ed eccoci qua. E ok ragazzi, allora abbiamo raggiunto il platino per quanto riguarda questo Space Intervention. Come avete visto, insomma, platino veramente facile, estremamente facile, insomma. Con pochi minuti ce la fate, insomma, a prendere tutti quanti i trofei, sia argento, sia dorati e infine il platino. E quindi, bene così, insomma, per quanto riguarda questo episodio, questo oggi di Giappo Platino Version, il platino abbiamo raggiunto in questo Space Intervention. E allora, se vi è piaciuto questo episodio, ovviamente vi invito a lasciare il più like possibile, commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo, seguite i vari social. Vi ripeto come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Mi raccomando, vi aspetto sul canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere un video uscito quotidiano. E infine ricordo anche il mio blog su WordPress, l'indirizzo giappogamer.com.blog. Dal vostro Giappo Gamer, cari giappo amici e cacciatori di trofei, è tutto. Matane e i prossimi episodi.